Passiamo la parola a una meravigliosa dottoressa, medico di medicina interna e di medicina di urgenza. Katia, giusto? Medicina interna e medicina di urgenza, ma anche appassionata di medicina integrata, quindi medicina naturale, chiamatela quello, poi alla fine, come diceva il professor Fano, sulla medicina è una. Potete chiamarla come una, quella centrata sulla persona, quella che ci permette di aiutare le persone a evitare la sofferenza e a evitare la malattia. Questa dovrebbe essere la medicina. E quindi dovremmo iniziare a condividerla, a insegnarla e appassionarci a questa meravigliosa opportunità. Omeopata anche, la dottoressa. Katia, ricordami qua perché... Sono in Torino 3 marzo, vero? Devo andare su questo? No? Questa 3 marzo Borgaro, eccola qua. Eccola qui. Che ci parlerà della sua esperienza, insomma so quanti chilometri hai fatto Torino-Milano, Milano-Torino, perché c'ho qualcuno che me lo dice, non faccio nomi. Bartolo, e questo ci fa anche, cioè ci dimostra quanto sia importante quando capisci che hai qualcosa di straordinario, come può essere S-Drive per aiutare i pazienti, anche nel mettersi in discussione, no? Perché poi nasce così, dire, ma ho imparato fino adesso, ho imparato questo. Questi casi sono interessanti, come si fa a risolvere questi casi? E penso che tu abbia fatto un po' di affiancamento anche col dottor. Non so quanti libri abbia scritto, comunque grazie a te. Bene, buongiorno a tutti e grazie a Giorgio per avermi permesso e per avermi invitato a parlare a questo convegno. È doveroso prima di iniziare ringraziare i maestri, tra cui Bartolo ovviamente, per la disponibilità, la preparazione, la professionalità e il costante aiuto che mi ha sempre dato, perché quando si approccia a un mondo nuovo, una visione nuova e diversa, avere qualcuno che ti guida, avere qualcuno che è un esempio, che ti spiega, è fondamentale, indispensabile. E quindi grazie di cuore Bartolo, grazie anche agli altri insegnanti, soprattutto il dottor Stanton che non è presente, ma ricordo che chi acquista l'S-Drive, chi lavora con questa modalità ha la possibilità di avere una formazione costante e continua. Oltre alla scuola di epigenetica di alta formazione ci sono le serate con i nostri docenti online la sera alle 8:30, 9 di sera, ma quasi ogni mese. Questo è fondamentale perché si esaminano casi clinici e si impara veramente a leggere il test e a sfruttare al massimo questo meraviglioso strumento. Io partirò da una diapositiva, vediamo se riesco. No, è questa. Ok. Questa è una condizione nella quale penso che molti di noi, parlando di medici o di professionisti, si siano trovati a vivere. Io per prima, sia quando lavoravo in ospedale, in medicina interna prima e poi 10 anni in pronto soccorso, sia anche come libera professionista, ovvero non so da dove iniziare. Cosa faccio? Anche perché a maggior ragione adesso in libera professione con il lavoro che faccio spesso, come dice tante volte Bartolo, arrivano da noi le persone dicendo: dottore, dottoressa, lei è l'ultima spiaggia, no, non so più cosa fare. E quindi ci troviamo un po' in questa situazione e abbiamo tantissimi strumenti, abbiamo la nostra visita, le nostre capacità con l'esame obiettivo. Abbiamo i test di laboratorio, abbiamo gli esami strumentali, radiografie, risonanze, ecografie, abbiamo i test genetici sul DNA, abbiamo l'esame del microbiota intestinale e tantissime altre possibilità, che però richiedono tempo. Il paziente deve andare, deve fare gli esami, deve portare un risultato, lo dobbiamo interpretare e intanto il tempo passa. E se il paziente è un paziente con una problematica importante, è tempo, non dico perso, ma sicuramente è tempo che va considerato.
E spesso, di nuovo, io mi sono trovata in una situazione di questo tipo, con un grande sipario chiuso. Dietro c'è il perché, dietro c'è la causa delle problematiche del paziente, ma io non le vedo. Fino a quando non ho qualcosa che mi apre le porte del sipario, che mi apre le tende e mi permette di vedere oltre. E qui entra in gioco S-Drive. Io farò una parte molto pratica, perché è quello che a me è servito di più e vi porto questa mia personale esperienza nel comprendere anche come funziona il test. Intanto vediamo velocemente che cos'è, per chi magari ancora non lo conosce o ha voglia di fare un ripasso. S-Drive è un test di mappatura dei fattori epigenetici, quindi fattori ambientali, alimentari, agenti fisici, chimici, tossine, tutto quello che il test ci permette di valutare, che interferiscono con il benessere della persona. È un test di frequenza e risonanza, perché si basa sulla risonanza del bulbo del capello, lo vedremo dopo. I dati che noi ricaviamo vengono trasmessi ad Amburgo, che è il centro internazionale dove afferiscono tutti gli S-Drive che si effettuano nel mondo. Lì i dati vengono decodificati, analizzati attraverso algoritmi e il risultato arriva in studio in 12 minuti. Quindi c'è il tempo di far entrare il paziente, si parla, si fa il test, perlomeno io personalmente faccio così, si fa un esame obiettivo, si visita il paziente, si recupera il test, lo si valuta insieme al paziente e si decide la terapia. Quindi è un test personalizzato, predittivo e preventivo, perché posso utilizzarlo sia per chi ha problemi particolari e quindi aprire il sipario laddove io non abbia ancora compreso che cosa sta alla base della sintomatologia, sia per chi sta bene e vuole magari comprendere se sta camminando sul sentiero giusto o se c'è qualcosa che può fare per ottimizzare il proprio stato di benessere e fare prevenzione. Il test, questo è molto importante, non fa diagnosi. Quindi attraverso il test del bulbo io non posso dire il paziente ha questa problematica, ma non è quello che ci importa in questo momento. A chi è rivolto l'S-Drive, cioè a chi possiamo fare il test S-Drive? Abbiamo tantissime tipologie di report, ottimizzare immunità e benessere è quello diciamo più completo, è quello che generalmente io utilizzo maggiormente, ma c'è anche un report mirato a bambini e infanti che io spesso utilizzo quando ho dei bimbi molto piccoli che magari si ammalano frequentemente, per cui bisogna capire che cosa sta sotto. E poi tante altre tipologie più settoriali, più specialistiche per magari professionisti che si occupano di ambiti più specifici. Come si fa S-Drive? Magari tutti voi lo sapete già, facciamo solo un brevissimo ripasso. Il paziente deve essere calmo e rilassato, quindi un ambiente tranquillo, poi quando si acquista il test ci sono tutte le spiegazioni su come effettuarlo. Si tolgono metalli, orologi, cellulari, collanine, braccialetti, monetine, tutto quello che ci può essere e si prelevano almeno 4 bulbi da quest'area del cranio, dalla parte occipitale. I bulbi vengono appoggiati al centro della bobina, cioè del dispositivo di S-Drive, che è una vera e propria antenna, è una bobina di Tesla che capta le frequenze e nel momento in cui noi diamo scan sulla schermata del software si sviluppa una scansione delle frequenze emesse dal bulbo del capello. Successivamente si invia e si seleziona il tipo di report, ad esempio ottimizzare immunità e benessere, e i dati trasformati in algoritmo partono e via internet vanno ad Amburgo. Lì si verifica tutto quello che viene fatto nel centro, quindi la decodifica del test e poi ci ritorna il risultato. E vediamo i risultati del report. Questa è la prima pagina, ma tenete conto che il report è costituito da 36 pagine, quindi è un lavoro molto importante, sono informazioni molto importanti che poi vengono consegnate al paziente. Questa è la pagina principale, purtroppo da là so che si vede male, ma voglio mostrarvi i punti salienti, che sono quelli che hanno permesso anche a me pian piano nel tempo di imparare a leggere sempre più velocemente il test. Abbiamo una prima parte di riepilogo,
dove possiamo trovare da 1 a 4 indicatori che su 18. Quindi questi sono tutti gli indicatori che il test valuta e di questi ne riporta 4, messi sempre in ordine di importanza. E quindi già qui abbiamo una prima videata. In questo caso, che non è un caso clinico ma è solo esemplificativo, abbiamo la sintesi proteica, il sistema di detossificazione intestinale, barriera intestinale, infiammazione e stress ossidativo. È un primo dato. Poi abbiamo un diagramma torta. Più è grande la fetta, più ovviamente è importante quello che c'è scritto all'interno. E un ulteriore aiuto è che abbiamo anche delle sigle P e C. P vuol dire è prioritario lavorare su questo aspetto, C vuol dire è consigliato, ma è solo un pochino per spiegarvi anche la nomenclatura del test. I dati riportati in questo diagramma torta vengono poi riportati in ordine di importanza in una tabella e ulteriormente specificati. E poi sempre nella pagina 3, che è la prima pagina importante del test, abbiamo delle limitazioni alimentari, 10 alimenti che non sono né allergie né intolleranze, ma sono alimenti che a livello elettromagnetico risuonano negativamente rispetto alla frequenza del bulbo del paziente. Quindi sono quegli alimenti che, detta in modo molto semplice, tolgono più energia rispetto a quella che effettivamente danno. Quindi il consiglio è quello di fare poi una dieta di eliminazione per un certo periodo di tempo, per dare la possibilità al paziente di recuperare forza, di recuperare energia e di non introdurre degli alimenti che in questo momento, perché poi cambia nel corso del tempo, ma in questo momento non vanno bene per lui. Poi abbiamo un'altra pagina molto importante che è la pagina 5, prima il dottor Allegrini ce la mostrava. La pagina 5 è la pagina che ci dà una panoramica su quello che è il sistema immunitario del paziente, o meglio, di cosa il paziente ha bisogno per avere un supporto del suo sistema immunitario. Qui abbiamo un punteggio, che è un punteggio complessivo. I valori ottimali dovrebbero essere inferiori a 35. Quanto più ci discostiamo nel totale da 35, tanto più questo paziente avrà bisogno di aiuto sul suo sistema immunitario, e i valori parziali ci indicano quali sono gli indicatori che maggiormente vanno a incidere sul valore finale. Poi lo rivedremo nei casi clinici. La stessa cosa l'abbiamo alla pagina 7, che invece è la pagina che ci dà indicazione sul sostegno intestinale. Anche qui i valori ideali dovrebbero essere sotto 20, ma meglio se siamo intorno a 10-15. Qui abbiamo il punteggio totale e qui abbiamo tutti gli indicatori con il punteggio che ciascuno di essi dà nel dare poi il valore finale. La stessa cosa ancora ce l'abbiamo per gli indicatori di supporto circolatorio. Qui non abbiamo un valore totale, ma semplicemente il test ci dice se c'è bisogno di un supporto alto, moderato o di mantenimento. Quindi già leggere in questo modo ci dà un buon aiuto per capire a che punto è il nostro paziente e di cosa ha maggior bisogno. Poi il test ci dà tutta una serie di indicatori che io adesso scorro molto velocemente, ma è tutto quello che il test valuta. Indicatori di interferenza di frequenze, quindi campi elettromagnetici, vitamine, minerali, acidi grassi, antiossidanti, con ovviamente tutti i vari antiossidanti che vengono testati, e sfrutto questa diapositiva come esempio. Questi, tutti indicati nella torta, sono tutti quelli considerati. Quelli semplicemente scritti senza un colore sono quelli che in questo momento non sono così fondamentali da essere presi in considerazione. Quelli tutti pieni sono più importanti. E quelli solo tratteggiati, come vediamo qui, o grassettati, come vediamo negli aminoacidi, sono da tenere in considerazione, ma non al primo posto. Vi dico queste cose perché per me è stato importante ragionare anche in questi termini per imparare a utilizzare e a leggere il test. E poi ancora abbiamo gli indicatori di danno ambientale, molto importante perché valutiamo l'eventuale presenza di metalli tossici, la presenza di sostanze chimiche idrocarburi e le radiazioni, dove per radiazioni non si intende solamente
raggi X, radiazioni, radiografie, ma anche ad esempio geopatie, ad esempio il radon, tutto quanto può arrivare dal sottosuolo e può interferire con il benessere della persona. E poi ancora la pagina degli indicatori di resistenza, che abbiamo visto prima con il dottor Allegrini: virus, post-virus, parassiti, muffe, spore, funghi e batteri. Quindi tantissime informazioni che ci permettono di capire come e dove andare ad agire nella situazione della casistica che ci si presenta. Ancora, le limitazioni alimentari della pagina 3 vengono riportate in una pagina più ampia. Il test ci dice anche quali additivi sono da evitare, perché per quella persona in questo momento stanno creando un problema, e quindi un'attenta anamnesi alimentare ci può aiutare a evitare quello che può essere di nocumento. Abbiamo qui una pagina, adesso non lo vedete, ma qui c'è scritto fai clic qui, fai clic qui, e si aprono altre pagine che permettono sia all'operatore che al paziente di andare a vedere dove trova i metalli tossici, dove può avere avuto un'intossicazione da sostanze chimiche, perché giustamente dicono: dottoressa, ma dove li ho presi? E quindi qui c'è la possibilità poi di vederlo. E infine ancora una autoverifica che il paziente può fare su come sta andando la terapia che poi gli viene proposta in base ai suoi sintomi, partendo dal giorno 1, quindi da prima di iniziare la terapia, al un mese dopo, 2 mesi dopo e 3 mesi dopo. Ipoteticamente il test S-Drive può essere ripetuto a partire da 90 giorni in poi, da quando è stato eseguito il primo. Qui vi mostro velocissimamente cosa succede quando noi apriamo quel fai clic qui, quindi tutte le informazioni che il test offre per capire dove posso trovare ad esempio le frequenze radio e così via, qui dove posso trovare gli additivi alimentari e in ultimo tossine e sostanze chimiche, in modo da avere una panoramica generale di alcune cose che poi il paziente può anche guardarsi per conto proprio, ma che possono essere utilmente mostrate al paziente in un foglio già stampato quando dovessero emergere dall'analisi del suo test. E adesso passiamo alla parte pratica, quindi vediamo come utilizzare tutto quello che abbiamo visto nei casi clinici. E inizio dal caso di un bimbo che ho visto davvero da pochissimo tempo, ma è talmente significativo il risultato che ha avuto in praticamente un mese che ho voluto portarvelo come esempio. È un bimbo di 10 anni, un sulfurico come costituzione, un bimbo robusto, che viene, riuscite a leggere? Viene per un dolore addominale migrante, persistente e recidivante da febbraio 2023, ma era già iniziato nel dicembre 2021 in concomitanza con l'infezione da Covid. Questo bimbo, e a me ha fatto impressione, a 10 anni, era stato ricoverato in ospedale, aveva fatto gastroscopia, colonscopia, tutto risultato negativo, tutti gli accertamenti ospedalieri negativi, esami del sangue negativi, ovviamente esclusa celiachia, escluso tutto quello che in ospedale si può escludere perché l'avranno rivoltato come un calzino, test allergologici per alimenti tutti negativi e recentemente aveva fatto terapie con fermenti lattici, perché la mamma giustamente mi diceva: ma io non so cosa dargli perché ha fatto tutto ma è tutto negativo. Tendenzialmente un ragazzino in buona salute, in tutta la sua vita aveva assunto 2 antibiotici, mai infezioni importanti, una storia di allergie ad acari e graminacee, in passato aveva avuto gli ossiuri, che erano stati soppressi con il Vermox, e soffriva di episodi di herpes alle labbra recidivanti da luglio 2022, anche questi trattati e soppressi con della Ciclovir locale. Un ragazzino sensibile ed empatico, esuberante ed estroverso, un po' un leader, diceva la mamma. Intestino regolare, sonno regolare. All'esame obiettivo un paziente longilineo, robusto, con un addome evidentemente gonfio, dolente alla palpazione profonda e occhi segnati. E per tutto quello che è quello che noi sappiamo come medici, quando ci troviamo di fronte a un paziente con questa clinica, spesso diciamo: avrà i vermi, li aveva già avuti, probabilmente avrà di nuovo i vermi. E quindi questo è il nostro bimbo che ci guarda e ci dice:
aiutatemi, sto male, cosa faccio? Questi siamo noi. Siamo noi perché dopo tutto quello che già aveva fatto, ho detto ma che cosa posso fare io di più? E questo è SDRIVE. E vediamo come SDRIVE ci può essere utile in una situazione di questo tipo di richiesta di aiuto. Questo è l'SDRIVE di Efe, così si chiama il bimbo. Ve lo leggo. Al primo posto abbiamo emozioni. La mamma ha detto è sensibile, è un bimbo, è vero, è un leader, è esuberante, ma è molto sensibile. E Efe vive una situazione familiare non semplice perché il suo papà non c'è, è all'estero e lui non ha rapporto con lui. E questo probabilmente incide anche nella sua situazione psicologica. Poi abbiamo metabolismo degli zuccheri e lo teniamo lì come dato. Sistema ormonale e sistema di detossificazione, che a me colpisce. Perché un bambino a 10 anni con sistema di detossificazione vuol dire che è intossicato e quindi qualcosa dovremmo fare. Abbiamo i 10 alimenti e va bene, e poi abbiamo il nostro diagramma torta, riportato nella tabella. Al primo posto abbiamo un disequilibrio di vitamine, che non necessariamente vuol dire una carenza, ma vuol dire che in qualche modo, se anche ci sono, il corpo non le utilizza come deve, perché ha qualche blocco. Poi abbiamo le interferenze, monitor del computer e radiofrequenze, dice, ma comunque i campi elettromagnetici, acidi grassi con uno squilibrio degli omega 6 e degli omega 3 in senso pro-infiammatorio, alimenti e sostanze chimiche. Quindi iniziamo a mettere insieme sistema di detossificazione, sostanze chimiche, mal di pancia, metabolismo degli zuccheri, pancreas e iniziamo a vedere un pochino più di luce. Ovviamente questo era quello. Ok. Pagina 5, sistema immunitario. Qui abbiamo un valore di 72, probabilmente non lo vedete ma ve lo dico io, quindi siamo a più del doppio rispetto a quello che può essere considerato un valore accettabile. E quali sono gli ambiti che contribuiscono maggiormente a dare 72? 22, sostanze chimiche, idrocarburi, elettrosensibilità o radiazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che il suo sistema immunitario in questo momento è in sovraccarico, è in disequilibrio, è in difficoltà, soprattutto per questi due aspetti, sostanze chimiche, campi elettromagnetici e poi per questo disequilibrio a livello delle vitamine. Poi certo abbiamo gli omega 3, abbiamo la glutammina che quindi ci riporta già a una situazione intestinale che potrebbe essere una leaky gut, è tutto da valutare. Come dicevamo prima non è un test diagnostico ma ci dà tanti input. E questa è la pagina dell'intestino, valore finale 27 che è un valore decisamente alto. Al primo posto con valore 12... disequilibrio di vitamine, acido alfa-lipoico, ma sopra avevamo metabolismo degli zuccheri, quindi sicuramente c'è una correlazione tra questi due dati, ritorna la glutammina e di nuovo anche a livello di barriera intestinale, elettrosensibilità, sostanze chimiche e idrocarburi. E poi cosa abbiamo? Abbiamo le emozioni e quindi abbiamo l'asse intestino-cervello. Lui somatizza nella pancia, quindi sicuramente ci sarà una componente chimica, ma c'è anche una componente emozionale sull'esacerbazione della sua sintomatologia. E poi sempre qui sistema di detossificazione, e allora penso al fegato, alle sostanze chimiche, e mettiamo insieme i pezzi di un puzzle che il test ci offre. E poi abbiamo la parte del supporto circolatorio che, supporto moderato, non è così fondamentale, ma riprende i disequilibri indicati prima. Ecco qui indicato interferenza di frequenze, riprendiamo un po' quello che abbiamo visto prima e abbiamo detto tutto pieno uguale più importante di quando non è pieno ovviamente. La stessa cosa per le vitamine, minerali, è interessante il litio, ora non è una priorità, non è tutto pieno, però avevamo emozioni al primo posto e il litio sappiamo essere uno stabilizzatore dell'umore e quando io ho bimbi che hanno emozioni particolarmente importanti che li condizionano anche proprio come up and down nella loro quotidianità, lo utilizzo come oligoelemento, ovviamente non il litio, il carbolitio, ma come oligoelemento, però è interessante vedere questa relazione emozioni-litio. Poi abbiamo visto gli acidi grassi,
il disequilibrio in senso proinfiammatorio, l'acido alfa-lipoico, metabolismo degli zuccheri, gli aminoacidi, eccoci qua. Sostanze chimiche e idrocarburi, tra gli indicatori di danno ambientale è una fetta veramente gigante. E questo è una delle parti del test che va sempre osservata con attenzione e qualora sia presente a lei va data una priorità, così come va data priorità anche agli indicatori di resistenza, che erano quelli che io mi aspettavo di trovare. Ho detto, ma avrà la qualunque nell'intestino, avrà parassiti, avrà muffe, avrà spore? Nulla. Nulla, perché il test ci dice qual è la priorità adesso, quello su cui adesso dobbiamo lavorare. Non è detto che non ci siano, e anzi, io sono convinta che in un prossimo test, come mostrava prima il dottor Allegrini, verranno fuori, ma adesso non devo lavorare sul microbiota. E allora, queste sono le pagine importanti da ricordare sempre, la pagina 3, la pagina 5 e la pagina 7, quelle che dalle quali traiamo il maggior numero di informazioni. E a questo punto arriviamo alla terapia. Io lavoro come omeopata e quindi non posso prescindere anche da una componente emozionale. Tutti i miei pazienti escono sempre con una terapia di sostegno emozionale che generalmente viene testata e quindi anche questo bimbo ha avuto i suoi rimedi omeopatici e floriterapici per lavorare su questa componente, anche perché al primo posto avevamo emozioni. Indispensabile il drenaggio, abbiamo l'indicazione del sistema di detossificazione, quindi è intossicato, quindi devo necessariamente drenare e pulire. Focus in particolare sulla disintossicazione, quindi drenaggio e disintossicazione da sostanze chimiche e protezione da danno da campi elettromagnetici, che erano i due indicatori maggiormente presenti come peso per il sistema immunitario, come difficoltà. Integrazione vitaminica e un'alimentazione secondo le indicazioni del test, cioè quei 10 alimenti più, adesso non torno indietro perché non voglio farvi perdere tempo, ma sia nella pagina del sistema immunitario che nella pagina del sostegno intestinale avevamo indicato mais. Mais mi riporta a nickel. Quindi è vero che è solo mais, ma io alla mamma di questo bimbo ho consigliato per un mese di fare un'alimentazione a basso tenore di nickel, perché il dato doppio di mais come proinfiammatorio del sistema immunitario e come problematica anche a livello intestinale mi porta a dare un'indicazione, scusate, di questo tipo. Ok. Non ho ovviamente un S-drive di controllo perché eravamo a gennaio, però ho questo che la mamma mi scrive il 14 febbraio. Cosa più importante, ad oggi non ha più avuto episodi importanti di mal di pancia che erano quasi quotidiani. Pensate che a settembre sono andati con la mamma a fare una crociera in Norvegia. A un certo punto lui ha avuto uno dei suoi episodi di dolore addominale in pieno benessere, li hanno fatti scendere dalla nave perché i medici non si sono presi la responsabilità di trattarlo, sono andati in un ospedale in Norvegia, la crociera è ripartita e loro sono poi ritornati con mezzi propri, tanto era il sintomo che questo bimbo aveva quando aveva i suoi dolori. La mamma scrive: lo vedo più sereno, meno nervoso, alle 21:30 massimo dorme, mai successo. Meno affaticato durante gli allenamenti, le occhiaie persistono, ma io so, immagino perché, ha perso un paio di chili togliendo tutti i dolci, c'era metabolismo degli zuccheri, acido alfa-lipoico, ho detto togliamo i dolci, non per sempre, ma per un mese sì. E questo è l'aggiornamento di mercoledì scorso, perché io chiedo sempre di mandarmi almeno ogni 10-15 giorni un aggiornamento. Niente mal di pancia di nessun tipo, la sera è più stanco, meno affaticamento generale, le occhiaie persistono, ha perso un po' di peso ancora, più sereno, meno preoccupazioni, siamo più sereni, tutti e due, grazie. E io mi commuovo perché comunque sono veramente... Sono le parole dei pazienti che ti fanno amare il tuo lavoro e... Veramente, anche se dedichi tanto tempo, vale la pena perché aiutarli a stare meglio è quello che penso prema di più a tutti noi che facciamo questo tipo di lavoro. Ok,
Salutiamo Efe e passiamo a un altro paziente, una situazione diversa. Un paziente maschio di 55 anni, sulfurico, stenico, che viene per una problematica di calazzi e orzaioli, che non è una problematica grave, ma sulla quale lui ha già lavorato in tanti modi e che non riesce a risolvere. E in più mi ha detto: so che fai questo test, mi piacerebbe fare una valutazione generale. In anamnesi non abbiamo niente di particolarmente significativo, ha tolto l'appendice, ogni tanto soffre di cefalea, lui definisce un'alimentazione corretta, ma non stiamo adesso a dire che cos'è un'alimentazione corretta, non fa eccessi, non aggiunge zuccheri negli alimenti, non fuma, beve uno o due caffè al giorno, l'intestino è regolare, il sonno più o meno, ma ha già fatto delle valutazioni anche sui campi elettromagnetici, delle valutazioni di geobiologia per pulire l'ambiente in cui vive, pratica meditazione quotidianamente e attività fisica. Vediamo subito l'S Drive. Pagina 3 e andiamo al riepilogo. Intestinale. Intestinale. Barriera intestinale. Metabolismo degli acidi grassi. Potrebbe essere infiammazione. Sistema di detossificazione. Quindi anche lui un pochino intossicato. Di fatto, intossicazione, fegato, occhi, calazzi e orzaioli. E sistema adrenergico, come diceva prima Bartolo, potrebbe essere un po' scarico a livello surrenalico per N motivi. I 10 alimenti, la nostra torta con delle priorità. Aminoacidi, non lo leggete, ma c'è scritto isoleucina, serina, asparagina e glicina. Serina e asparagina mi riportano anche un pochino a sistema adrenergico, probabilmente stanco di testa. Il test ovviamente ci offre degli spunti, poi dobbiamo noi fare i collegamenti. Cosa vuol dire se trovo quell'indicatore? Che cosa mi dice l'altro indicatore? E mettere insieme i pezzi. Carenza di antiossidanti al secondo posto, sulforafano, quindi fegato, vitamina C, carotenoidi, vitamina A, occhio, flavonoidi. E poi resistenza, intestinale, resistenza, batteri, funghi, parassiti. Chi l'avrebbe detto? Lui veniva perché aveva degli orzaioli, mi dice: ma io tutto sommato sto bene. E invece troviamo a livello intestinale una situazione che non è il massimo. Interferenze da campi elettromagnetici, sostanze chimiche, idrocarburi. Caspita, siamo a ottobre. Pagina 5, sistema immunitario, 129, dove il valore massimo in teoria dovrebbe essere 35. Questo 129 è dato da alterazione vitaminica 22, ma, carenza di antiossidanti, quindi verosimilmente stress ossidativo 21, sostanze chimiche idrocarburi e campi elettromagnetici 22, funghi parassiti 20, glutine, avena e birra. Funghi, birra, lieviti, dobbiamo iniziare a fare questi collegamenti nel test. Glutine e avena, sempre glutine, quindi c'è lavoro da fare. Lui viene perché dice: sì, ho il problema dei calazzi e vorrei fare una valutazione generale, e noi gli diamo sicuramente dei compiti. Qui era semplicemente quello che già vi ho detto. Vediamo la pagina dell'intestino. A memoria non me lo ricordo perché abbiamo proprio c'è quell'interrompi registrazione, se puoi solo spostare, però facciamo la somma: 17 più 3, 20, 31. 31, altissimo, e anche qui il valore più alto: batteri, funghi, parassiti, campi elettromagnetici, sostanze chimiche, molibdeno, sulforafano, quindi fegato, avevamo il sistema di detossificazione dato a pagina 3, ed eccolo di nuovo qua. E poi abbiamo anche la pagina del supporto circolatorio, dove ci dice: in questo caso c'è bisogno di un supporto alto per questa persona. E qui, come abbiamo visto prima, indicatori di campi elettromagnetici, vitamine, minerali, acidi grassi, antiossidanti, c'è la P di priorità ed è tutto pieno, quindi dobbiamo lavorare sullo stress ossidativo, potete immaginare cosa io gli abbia consigliato di prendere a livello terapeutico, aminoacidi, eccolo qui, sostanze chimiche e poi batteri, funghi, parassiti. Se non puliamo qui, il suo apparente stato di benessere a breve potrebbe non esserlo più e potrebbe iniziare a sviluppare anche altri sintomi.
le tre pagine importanti, io ci tengo a ricordarlo perché sono un po' paranoica, ma come schema mentale a me è servito molto, pagina 3, 5, 7, 9, sono la nostra bussola principale. Terapia. Terapia drenante e disintossicante di fegato, intestino, sistema linfatico, indispensabile, sistema reticolo endoteliale. Supporto alla cellula per riduzione stress ossidativo, cell food. Riequilibrio della flora microbica intestinale. Riequilibrio del sistema neurovegetativo, perché avevamo adrenergico e lui non dormiva bene, ci riportava questo dato. Sì. Sì. E qui abbiamo la visita e il controllo che ho fatto a gennaio. Migliorata la situazione a livello oculare, aumento dei livelli di energia, di forza fisica mentale, non più cefalea, alvo regolare. Questo è l'S-Drive nuovo, batteri, funghi, parassiti non ci sono più, sostanze chimiche, idrocarburi non ci sono più, rimangono gli antiossidanti a un livello però meno importante e rimane il discorso dei campi elettromagnetici, per cui dovremmo sicuramente fare qualcosa in più. Volevo farvi vedere anche questo, i valori da 129 sono scesi a 77 e a livello di intestino, di barriera intestinale, da 31 siamo scesi a 7, quindi direi ottimo risultato. Sostanze chimiche, idrocarburi non ci sono più, pagina delle resistenze tutta pulita. Ultimo caso velocissimo è il caso di una bimba di 7 anni, una bimba fosforica, che io vidi la prima volta e non utilizzavo ancora S-Drive in questa modalità, quindi ero partita con una cura omeopatica di terreno normale. Veniva per dolore addominale, pardon, anche lei presente da 2 anni, spesso al mattino, improvviso, una bimba inappetente. Anche lei aveva fatto un'ecografia dell'addome, degli esami del sangue e ogni 3 settimane andava da un osteopata che ipotizzava che il suo dolore avesse un'origine psicosomatica. Migliorava di fatto per 2 settimane e poi ricominciava ad avere dolore addominale. Una bimba nata a 36 settimane, cosa possiamo dire? Una displasia congenita dell'arteria polmonare, quindi delle note anche fluoriche, una plagiocefalia per cui era stata seguita osteopaticamente, una linfadenite acuta con ricovero a 3 anni di vita, vaccinata per tutto, alvo regolare ma addome spesso contratto e dolente, è proprio piccola piccola, bassa di peso e bassa di statura. Io all'inizio, quindi un anno fa, avevo iniziato una terapia di modulazione del sistema immunitario intestinale, dei rimedi omeopatici di terreno, dei gemoterapici e le avevo consigliato un'alimentazione con riduzione di glutine, caseina e zuccheri aggiunti. È venuta a settembre, non era cambiato nulla. Aveva iniziato anche un percorso con uno psicologo, continuava tutte le sue attività, danza, pianoforte, sci, ma con fatica e con difficoltà. E vediamo di nuovo la stessa immagine di prima. Prima c'era il bimbo, adesso c'è la bimba che dice ma perché io ho mal di pancia? Noi nella stessa situazione e vediamo che cosa ci dice questa volta S-Drive. Questo è il test di Allegra. Sistema ormonale, emozioni, cardiovascolare, intestinale. Vado veloce, acidi grassi, infiammazione, carenza di omega 3, campi elettromagnetici, metalli tossici, alimenti e minerali. Vediamo i valori velocemente. 110. È vero che i bimbi hanno un sistema immunitario particolarmente reattivo, però 110 è un valore veramente molto alto. Disequilibrio di vitamine, metalli tossici, campi elettromagnetici, glutine, avena e stress ossidativo. A livello intestinale, di barriera, un valore di 15. Anche qui metalli tossici. Metalli tossici perché io ho visto i metalli tossici come un punto importante sul quale era indispensabile lavorare. Ed eccoli qua i metalli tossici nella loro pagina. Mentre a livello di resistenza, muffe spore appena tratteggiato. Quindi in questo momento non è la priorità. Ha mal di pancia, ma io non devo lavorare sul microbiota in questo momento. Devo andare a lavorare sui metalli tossici. Allora terapia, drenaggio,
fegato, sistema gastrointestinale, linfatico, reticolo endoteliale, disintossicazione da metalli tossici e desensibilizzazione da tossine prodotte da muffe spore. Integrazione vitaminica, cell food vitamina C, perché l'avevamo vista come un punto importante, e tutto questo con dei rimedi omeopatici in gocce. Supporto emozionale con rimedi omeopatici e floriterapia. Alimentazione con esclusione dei cibi indicati nel test. Ed ecco le parole della mamma novembre. Allegra è andata dalla sua osteopata mercoledì e l'ha trovata molto meglio. Anche noi abbiamo notato un miglioramento. Allora, vediamo gennaio, visita e S-Drive di controllo, molto bene, non ha più avuto episodi di dolore addominale, e ritorniamo a quello che diceva Monica stamattina, eruzione cutanea al collo subito dopo l'inizio della terapia, meno male, ha buttato fuori, la cura l'ha aiutata a disintossicarsi, ma non è un miracolo, quindi dobbiamo mettere in conto che ci possano essere degli iniziali aggravamenti, che più che aggravamenti sono delle guarigioni. Secondo la legge di Ehring, migliorata anche dal punto di vista emozionale, sonno regolare. Ecco il test di controllo, metalli tossici, campi elettromagnetici, non c'è più nulla. Adesso si continua il lavoro, ci sono ancora degli aspetti, però quello che c'era prima non è più così importante e soprattutto così presente. I valori da 110 sono scesi a 77, sistema immunitario. Per quanto riguarda la parte intestinale, da 15 siamo scesi a 10. Metalli tossici non ci sono più. Adesso ci possiamo concentrare un po' di più a lavorare su questo, anche se lei non ha più sintomi. Andiamo avanti e cerchiamo di ristabilire un benessere che sia un benessere a 360 gradi. Quindi continua la sua terapia. E arrivo alla fine. Quello che era prima il sipario chiuso, quello che io dicevo, so che c'è qualcosa dietro, ma non so come aprire il sipario, in questo momento della mia vita professionale riesco a farlo con S-Drive. E quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon tutto e buon lavoro.